Dottore Palastro, qual è lo stato di salute di aria, acqua e suolo a Siracusa? In questo convegno organizzato oggi io farò delle considerazioni proprio sullo stato di salute di alcune matrici ambientali, in particolar modo del suolo, delle acque sotterranee e dell'aria, alla luce ovviamente di ormai più di un decennio di attività di caratterizzazione per quanto riguarda i suoli e le acque profonde, per cui la conoscenza dello stato di salute, stato di qualità di queste matrici ormai è abbastanza definito e delineato. E per quanto riguarda l'aria farò anche lì delle considerazioni alla luce delle ben note vicende di cattiva qualità dell'aria e chiaramente spesso mettono a disagio e sono particolarmente appunto percepite e sentite dalla collettività. Oggi peraltro è una giornata importante perché proprio a Roma si stanno discutendo le AIA. Sì, la questione delle AIA è a parer mio una delle questioni più importanti su cui si deve continuare a prestare la massima attenzione, e soprattutto proprio in queste fasi di riesame in cui quelle che appunto si stanno svolgendo in questi giorni, riesame delle autorizzazioni di decreto ambientali, sono proprio relative all'applicazione delle nuove BAT, cioè delle nuove tecnologie, delle nuove migliori tecnologie disponibili che sono state appunto aggiornate dalla comunità europea. E quindi è molto importante perché nell'ambito di questi riesami chiaramente vengono anche date ulteriori indicazioni, ulteriori prescrizioni che riguardano le attività produttive, i processi produttivi e quindi per tendere sempre anche ad un miglioramento della qualità ambientale.